considerati grossi negozi. Ah sì, questo, cioè, il sito è un grosso negozio, mica ci sono dentro 2000 persone. Mori, è un grosso negozio. Comunque il problema è che questi termini mercati si stanno procurando un grosso danno. No, non c'è il mercato, basta guardarsi in giro, questo è quello che avremmo potuto lavorare in maniera tranquilla dove non c'è grande afflusso di gente, e questo pericolo non lo vedo. Forse il pericolo è più all'interno di un grosso centro dove c'è tutte le associazioni che hanno detto che ci scontano la Tari, ci scontano, a noi interessa, noi abbiamo un danno dove abbiamo delle famiglie che lavorano, dove abbiamo gente da pagare e siamo fermi col lavoro. Questa è la nostra situazione. Soprattutto siamo assolutamente discriminati rispetto ad altre categorie, cioè le nostre associazioni qualche passo lo fanno, però abbiamo l'impressione che non si arriva a nessun risultato. Questo ci fa male, sembra che siamo una categoria di serie B, quando invece siamo delle attività storiche che insomma. Questo è assurdo, veramente assurdo. È veramente assurdo che anche alla televisione girare e trovare non negozi aperti, bar aperti. Parlano di bar, di negozi, non arrivare a quagliare di centri commerciali, ma ambulanti non abbiamo. Siamo 300.000 in Italia, non è che siamo due o tre, siamo 300.000. Sì, ma c'è mal contento anche tra i clienti. E lui, stamattina alle 8:30 i clienti al mercato si lamentavano perché nessuno è stato avvisato, nessuno è stato informato. E non capivano un perché, cosa cambiasse da giovedì a oggi. Se dai fastidio un colpo, ma non dai fastidio. A nessuno, se dai fastidio, cos'è che è? Siamo grandi così e diamo fastidio. Comunque abbiamo avuto una serie, ma veramente seria, di discapito. A noi non interessa né Tosa né Catatosa, a noi interessa lavorare. Verissimo. Vogliono farci sparire, vogliono farci sparire. Ieri a Cassano i vicini sembravano dei